Mi chiamo Luca Nardini, nato ad Acqua Pendente il 18 gennaio del 1976. Come professione faccio l'agricoltore e allevatore. Dunque, da piccolino, come ho detto prima, vivevo in questa casa che c'aveva, tu entravi in questa mega cucina immensa e poi tutte le altre stanze, le camere sì, erano grosse, però la maggior parte era la cucina che si viveva. Quindi sei tutte lì. Poi negli anni 85-86 mi babbo e mia mamma hanno fatto una casa nuova accanto a quella, quindi una costruzione nuova. E da lì, diciamo, la mia famiglia, io, mi babbo e mia mamma siamo andati a vivere proprio da soli, non più con i miei zii, con i miei nonni, vivevamo proprio come una famiglia da soli. Camera era condivisa con mio zio, perché in famiglia prima nei casali c'era il babbo della mia mamma, c'erano sia i genitori della mia mamma, i genitori del mio babbo, in più c'erano i miei genitori, c'ero io e anche gli zii, quindi erano sempre nuclei familiari da 10 e 12, su quelle cifre lì insomma si abitava tutti insieme. C'erano tante stanze, queste stanze immense, infatti era freddo perché le stanze erano enormi, non c'era riscaldamento. Oddio, mi ricordo, c'ho la mia famosa cameretta sognata da tanto, perché lì avevo la mia cameretta, quindi lì passavo anche più tempo delle mie giornate nella mia cameretta, quindi mettevo i miei poster. All'epoca, per esempio, noi c'eravamo, dunque, l'epoca nostra c'era Rambo, il famoso film di Rambo. Poi c'era Rocky, per noi erano tutti idoli, poi che c'avevamo, beh, e quindi con i poster, diciamo, sì, dopo mettevo i miei poster, anche se mia mamma non voleva perché era una casa nuova, però mettevo sempre i miei poster dentro l'armadio, sopra la scrivania, perché già lì c'avevo la scrivania per fare i compiti, mentre di là lo facevo sul tavolo dove si mangiava. Sì, lì avevo la scrivania, avevo la mia prima enciclopedia. Quindi avevo due letti, però alla fine sono rimasto più unico. Sì, vedevo qualcosa, erano le 4 del pomeriggio, perché a quel punto io facevo merenda, mio babbo, i miei zii erano tutti a lavorare, e a quel punto la televisione c'era tutta per me. E mi ricordo alcuni programmi, c'era Kenshiro, il famoso Kenshiro, poi che c'era? C'era Holly e Benji, era uno stabile che ancora tutt'oggi c'è, giù un paese, bellissimo stabile, io me lo ricordo enorme, questa entrata enorme, questi corridoi immensi, questi spazi grandi, arcate, era fatto su due piani, dunque sì, sotto magari c'erano prima le prime e le seconde, poi dopo le terze a metà. Poi dopo se saliva sopra c'erano le quarte, le quinte, qualcosa del genere. Sì, al centro c'era un cortile dove noi si andava a fare ricreazione, quello della mattina. Io me lo ricordo grande, forse perché ero più piccolino, giustamente per me era tutto più grande.